Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Vi voglio mostrare gli acquisti del mese di maggio. Probabilmente farò un video separato per potenziali regali che potrei ricevere e scambi, perché nell'ultimo periodo sono riuscita ad organizzare uno scambio, anche se virtuale, ma farò appunto separatamente, anche perché non voglio tenere questi video troppo lunghi. Quindi parto subito. Questi sono tutti libri di seconda mano. Io sono sempre felicissima quando riesco a trovare qualcosa che mi sembra tipo una chicca o un tesoro nascosto a prezzi super convenienti, e ultimamente lo sto rendendo un po' il mio hobby in questo periodo, nel senso che ho cercato di continuare ad acquistare qualche libro anche durante il periodo del lockdown, però orientandomi un po' di più sui libri di seconda mano in modo da scovare qualche affarone. Comincio subito con le case editrici indipendenti. Ho trovato quattro testi di tre diverse case editrici. Comincio subito da Iperborea. Ho trovato di seconda mano Il segreto di Inga di Bjørn Larsson. Io di questo autore non ho ancora letto niente. Ho sentito parlare con entusiasmo enorme della storia del pirata Long John Silver, che prima o poi assolutamente dovrò recuperare, ma sono riuscita a trovare questo testo che in realtà, se ho capito bene, ha un avvio abbastanza misterioso. Comunque è una storia che ha degli elementi appunto di suspense e sono molto curiosa di leggerlo. Tra l'altro, questo è il primo testo di Iperborea che io possiedo in questo formato. È assurdo perché loro sono conosciuti per questo formato, ma io possiedo un volume di The Passenger. Ho letto vari Iperborea in ebook, che sembra un paradosso perché le edizioni vere sono così belle, però mi è capitato spesso di trovare dei testi in offerta, quindi li ho letti in ebook e possiedo anche un libro ancora da leggere che avevo acquistato in fiera a Roma, che però ha un formato normale, quindi vabbè, volevo provare l'ebbrezza di leggere con il famoso formato Iperborea, quindi Il segreto di Inga di Bjørn Larsson. Poi ho trovato due testi di Marcos y Marcos. Questa è una casa editrice che io conosco benissimo per i libri di Michael Zadurian, ma non avevo mai letto nient'altro di loro. E ho trovato due testi. Il primo è un thriller dell'autrice Carlin Thompson e si intitola Come sei bella stasera. Di questo mi ha particolarmente attirata la trama perché avevo appena letto un libro edito da Casa Sirio che si chiama L'ultima volta, in cui il punto di vista è quello di un marito la cui moglie scompare. Qui c'è il punto di vista opposto, una moglie il cui marito è scomparso. E lei si trova ad indagare e a scoprire delle cose di suo marito che non sapeva. Ecco, questo per me è già un punto di partenza fortissimo per un libro, quindi sono veramente molto curiosa di leggerlo, anche un po' per il fatto che sembra proprio ribaltare il punto di vista di un libro che ho letto di recente. Quindi questo mi incuriosiva moltissimo. E allo stesso modo, anche se per motivi del tutto diversi, mi incuriosiva Banana Flower di Bulbul Sharma. Questa è un'autrice indiana. Il mio proposito sarebbe sempre quello di cercare di leggere autori, e in particolare autrici, di altre parti del mondo rispetto a quelli che frequento di solito, e questo testo rientrava assolutamente in questa prospettiva e mi ha veramente attirata tantissimo perché si parla di donne di una stessa famiglia che si riuniscono intorno al capezzale di una persona appunto che è in fin di vita e si raccontano le storie di tutte le donne di questa famiglia, quindi c'è tutto il romanzo familiare, i personaggi femminili, quindi mi ha veramente incuriosita da morire e appunto volevo in qualche modo recuperare qualcosa di Marcos y Marcos perché appunto li conoscevo solo per un autore specifico, ma non conoscevo altri testi del loro catalogo. Poi questa non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Ed è La fortezza di Jennifer Egan. Io ho già avuto modo di leggere due testi di questa autrice, Il tempo è un bastardo di cui vi ho parlato fino alla nausea e Scatola nera. La fortezza mi mancava, l'ho trovato di seconda mano, quindi l'ho voluto assolutamente recuperare perché voglio conoscere meglio la scrittura di questa autrice.
La fortezza, mi pare di capire, sia diverso da qualsiasi altra cosa ho letto di questa autrice. E qui si tratta di un romanzo gotico, almeno viene definito così da Minimum Fax. Quindi due personaggi si ritrovano all'interno di questo castello in Europa e complice l'atmosfera verranno fuori delle cose legate al loro passato. Io sono veramente muoio dalla voglia di leggerlo. Perché la scrittura di Jennifer Egan per me è una calamita praticamente, quindi sono veramente curiosissima di leggere questo testo e non vedo l'ora che arrivi il suo momento. Poi avevo trovato veramente a pochissimo Viaggio in Sardegna di Michela Murgia. Questo è un testo che in realtà non era necessariamente nella mia wishlist, anzi devo dire, a parte Jennifer Egan e l'ultimo libro che vedrete, nessuno di questi libri era nella mia wishlist, ma ho voluto in qualche modo esplorare di più alcune case editrici, autrici. Cose che solleticavano la mia curiosità a prescindere dalle wishlist. Comunque, non era necessariamente in wishlist questo testo in particolare, Viaggio in Sardegna, ma era assolutamente in wishlist Michela Murgia. Perché dopo aver letto Accabbadora, io l'ascolto quasi tutti i giorni, ogni volta che posso in radio, seguo Morgana, quindi. Mi sembra di avere molto più, tra virgolette, contatto con lei per altre cose che fa rispetto alla scrittura, quindi volevo recuperare qualcos'altro. Questo testo, il cui sottotitolo è 11 percorsi nell'isola che non si vede, parla appunto della terra da cui la Murgia proviene e si tratta proprio di diversi percorsi suddivisi per temi praticamente, quindi il cibo, l'aria, l'acqua, l'indipendenza e è anche corredato di immagini e appunto sono curiosa di leggere qualcos'altro di Michela Murgia, di conoscerla meglio come autrice, visto che poi la seguo per una serie di altri suoi progetti. Quindi questo era qualcosa che, insomma, a prescindere dal titolo in sé, volevo recuperare. Invece concludo con un libro che mi era stato straconsigliato su Instagram. Quando ho parlato di pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop, e mi è stato consigliato di proseguire con un altro testo di Fanny Flagg che si chiama Pane, cose e cappuccino dal fornaio di Elmwood Springs. Io ho trovato questa versione vecchissima che ha il prezzo in lire qui sopra, che tra l'altro trovo, non lo so, tra l'adorabile e il bruttino, comunque, cioè, non so se si vede, ma qui sembra fatto a punto croce questa parte della copertina. E so che le copertine di Fanny Flagg attuali sono meravigliose, però io ho trovato questa edizione. In realtà è proprio il testo che mi è stato più consigliato di questa autrice per, diciamo, proseguire la sua conoscenza dopo aver iniziato da pomodori verdi fritti. E onestamente, pensando all'estate, magari al desiderio di leggere qualcosa di leggero, che poi in realtà anche pomodori verdi fritti si è rivelato una lettura scorrevolissima e leggera, però di fatto affronta dei temi importanti. Quindi non posso neanche essere sicura che questo libro sia leggero come me lo aspetto, ma assolutamente in vista dell'estate mi sembrava una potenziale buona lettura, qualsiasi forma avrà la nostra estate comunque, per evadere e staccare un pochino. Quindi quest'ultimo titolo che vi mostro è un po' una lettura d'evasione. C'è veramente un po' di tutto in questo book haul, ma devo dire che sono contenta di constatare che a parte Bjørn Larsson tutte le altre sono donne, quindi questi sono i libri di seconda mano che ho acquistato nel mese di maggio. Come vi dicevo, vi mostrerò magari separatamente i regali e gli scambi. E intanto io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per aver passato del tempo con me. Noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video e intanto io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!